Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Uscirà il 5 ottobre nelle sale italiane. Volevo un figlio maschio. A presentarli qui oggi per la prima volta negli studi del Corriere dello Sport, tutti e tre, la prima volta, pazzesco. Enrico Brignano, benvenuto Enrico. Bentrovati. Grazie, Giulia Bevilacqua. bentrovati. E regista Neri Parenti. Allora, partirei dal regista, insomma, doverosa, insomma, la prima domanda al regista, Assolutamente. assolutamente. Allora, Neri, dopo una cinquantina di film più o meno, insomma, su per giù, dagli anni 80 ad oggi, finalmente ti sei tolto questo sfizio, hai fatto un film fantasy, giusto? Esattamente, Com'è esattamente. nata quest'idea? L'idea è nata perché è un genere che negli ultimi tempi è diventato molto di moda e quindi è richiesto anche dalle piattaforme e quindi ho pensato che poteva essere il momento buono per scriverlo. E infatti si è fatto, cosa che non è, succede tutti i giorni. Allora, in questo film, questo è un film un po' particolare ovviamente, no? Perché ha una prima parte che insomma, racconta la trama, insomma, la difficile gestione familiare, insomma, delle femmine, soprattutto da parte Del del papà. protagonista, del papà Alberto Gatti, e poi c'è uno switch, come direbbero gli americani, quelli bravi, appunto, vede scendere cadere delle comete, esprime un desiderio e il film cambia completamente. Non so quanto posso spoilerare, io non dico niente, così No, almeno si può dire, si può questo si dire. può dire, si vede già dal trailer. Le femminucce diventano maschietti, insomma, la gestione cambia completamente. Allora, raccontami un po' innanzitutto il tuo Alberto, che è un po' particolare. Alberto Gatti, anzi io il cognome manco me lo ricordavo, me l'ha ricordato adesso Eppure lui. c'ho due cani, pensa. Gatti c'ha due cani, cioè ci avrà due cani e all'inizio ci avrà una cana, cioè una cana che va a completare questo ricco bottino di donne in casa. Quindi loro nell'attesa, moglie e marito, nell'attesa di questo quarto figlio di cui non vogliono inizialmente sapere il sesso, però lui presuppone che nascerà come al solito una quarta, ennesima figlia femmina. Quindi, in un momento capita su questo tetto, questo personaggio abbastanza singolare, Misterioso. misterioso per modi, per eccentricità. Quello gli chiama, dica esprima un desiderio, e lui esprime basta con le figlie femmine. Le stelle interpretano male, quindi lui avrebbe voluto solo un maschio in più, e invece lì viene resettato tutto e quindi si ritrova ad avere dei figli maschi. Quindi inizialmente prova una gioia, quindi non deve più essere preoccupato della minigonna della più grande, non deve più sentire Brahms, la noia di Brahms. E non deve nemmeno avere, diciamo, la figlia appiccicosa che gli dà sempre i bacini, 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 bacini. E invece il frigorifero è pieno di bistecche anziché tofu. E quindi invece poi cambia tutto perché anche i maschi poi si scopriranno nel film che hanno i loro difetti. E quindi va a vedere. Presto sentirai la mancanza E presto insomma, e delle addirittura figlie siamo femmine. qui, credo, in ambito sportivo e soprattutto di calcio, lui è soddisfatto perché può finalmente andare a vedere una finale del figlio, quindi poter urlare, sì, competitivo. E quindi questa è, cioè, quella scena devo dire che è molto divertente. Mi hanno ricordato qui la mia illustre collega e il mio regista, che era molto divertente. Tra le cose, insomma, chi sa di Roma, chi conosce la comicità romana, sa che Lello Circosta era il tifoso facinoroso che mi aiutava in questa scena, è venuta veramente molto divertente. Però, insomma, di cose da raccontare ce ne sta. Conviene andare a vedere film. Sì, Conviene secondo me pure, sì. andare a vedere film, è più facile, costa meno e Più conviene. divertente. Esatto. Perché se no noi racconteremmo i film, no? Hai Cioè, ragione, dice, hai andiamo al ragione. cinema a sentire raccontare, sai che Sì, mamma mia. due. Come noi, Però io volevo sapere pure il personaggio di Giulia, che interpreta Emma, la moglie, la persona Puoi forse più chiederlo a lui? razionale, più Lui lucida della conosce io, famiglia. te lo racconti. È un architetto che lavora da casa, no? E c'ha questa gestione complicata dei figli, anche del marito, che insomma il marito non è facilissimo, c'ha molte ansie, No, diciamo. Come ti ci sei anzi. ritrovata? Penso ti sei divertita parecchio, No, insomma, mi sono da divertita giudicare. moltissimo, sì, con Enrico si è creato subito un bellissimo rapporto, una grande sintonia. Ridere che quando lo dico mi guardi così,
parla. Deve... Sorpreso. Sorpreso, no? Come se non... Forse l'ho sentita solo io. No, perché non ci crede, non è vero. Ma non è vero. Io l'ho sentita invece, no? Mi sono molto divertita, un po' perché insomma, anche da spettatrice mi sono divertita, non solo da interprete. E, ho attinto un po' alla realtà, nel senso che io sono mamma, moglie e anche una lavoratrice, un professionista, e quindi spesso mi ritrovo, diciamo, a sentire un po' il peso di tutti questi ruoli e alle aspettative che, diciamo, in generale tutti hanno su donne. E a volte anche a sentire un po' quella frustrazione di sentirci a volte sole proprio nella gestione di... soprattutto dell'aspetto familiare, che è una cosa che un po' rimprovera al marito Alberto, soprattutto nella gestione del dialogo con i propri figli, no? È sempre lei a dover parlare soprattutto di cose onorose, cioè di cose faticose, e lui è quello che si occupa delle stupidaggini. Però devo dire, diciamo, che nel film non dici proprio stupidaggine. No, dico un'altra cosa. Sì, non me lo ricordo, però, che dico. Poi comunque l'hai scritta tu, però ecco, diciamo che ecco, lo switch che avviene lo farà riflettere, gli farà capire quanto invece a un certo punto lui mi dice proprio: ti giuro che da stasera tutto cambia. Cioè si rende conto di quanto. Sì, perché la cosa importante da dire è che lui è l'unico che sa del cambiamento. Per tutti gli altri la vita è sempre stata con i maschi, quindi questo chiaramente lo fa diventare pazzo. Senti, questo film, Neri, tra i tanti temi affrontati ce n'è uno, no? Che è solo quando le cose non le abbiamo più ci mancano veramente, no? Che poi è un bellissimo parallelo calcistico, perché sai quanti giocatori quando poi non ci stanno, però non ne parliamo in questo contesto. E no, a parte gli scherzi, tornando seri, questo è un tema interessante, molto interessante, che emerge chiaramente dal film. L'hai voluto far emergere proprio tu, no? Beh, è emerso gioco forza, come dire, no? Perché dovendo, chiaramente non è che queste femmine potevamo farle morire, come perse nella galassia, no? Quindi era chiaro che a un certo punto sarebbero dovute tornare, e quindi automaticamente si è dovuto creare prima un'aspettativa di ritorno, quindi un desiderio. Sì, mi piacciono i maschi, però quelle femmine, anche quelle non erano male, insomma, ripeto, è un po' arrivato naturalmente. Allora, ma voi due è la prima volta che lavorate insieme al cinema? Al cinema in generale? Noi tre. Anche l'ultimo. Noi tre. No, voi tre, tutti e tre, è vero? E allora raccontatemi un po' una cosa carina che so. Tra l'altro l'avete girata a Roma, giù, perché ho riconosciuto ad esempio quella Sirenito che sta a Tor di Quinto, al laghetto di Tor di Quinto. Insomma, com'è stato? Ma ci sono degli episodi che sono successi che vanno fatto divertire? Sei salito sul tetto, sei cascato veramente da quel tetto? No, no, quello no, ero abbastanza tutelato. No, è che diciamo che ho girato tutto quel giorno sdraiato sull'ambulanza, è stato fermo, comodo sdraiato comoda, dentro un'ambulanza nascosta sotto un palazzo, perché dovevamo creare l'ambiente buio. E insomma, no, ma devo dire che i nostri piccoli divertimenti erano all'interno delle battute, perché non abbiamo avuto poi magari modo di fare delle camera car, delle cose avventurose per la città, anzi siamo rimasti sempre in un teatro di posa, qualche esterno, ma niente di che. Era avventuroso tutti quei bambini, tutti cani. Infatti era la prossima domanda, gestire un cast così, insomma, complicato, se vogliamo, c'erano anche due cani comunque. Beh, come dicevi prima, qualche film l'ho fatto, quindi diciamo un po' di esperienza ce l'ho. Poi erano abbastanza... era abbastanza pensata anche la sceneggiatura, infatti su loro due ci hanno tantissime scene da soli in cui non ci sono tra le palle cani, bambini, eccetera eccetera, e poi invece quelle in cui c'erano tanti bambini, devo dire che loro sono stati anche bravi, perché mi hanno aiutato, perché cioè, è difficile che tu possa spiegare tutto a 12 persone, soprattutto se hanno 6 anni. Invece loro, che ci dovevano recitare, gli aiutavano a dire la battuta, gli dicevano come dovevano dirla, e soprattutto creavano un'atmosfera col bambino, che chiaramente il bambino piccolo, la prima volta ha visto Brignano, ha fatto: ah, Brignano! No?
Questa, che gli farai i tuoi bambini? Che gli quindi farai? Io ho dovuto dire, ma io non sono Brignano, sono papà. Papà, papà, allora quello che ho a casa chi è? Capito? Quindi abbiamo dovuto spiegare, ma no, è tutta una finzione. Adesso tutto quello che io ho risolto sul set non ho risolto a casa, perché adesso a mia figlia chi glielo dice? Bravo, bella. Della diversità fra realtà e finzione, l'attore, l'enigma, il falso storico. Il concetto, non credo la bimba che ti bacia. Io glielo farei vedere. Infatti, credo che nei prossimi due anni. Quindi, l'invito è a tutti ad andare al cinema, tranne Martina e i suoi amici. Senti, no, Enrico, invece, sai che il nostro sottotesto è semplicemente passione, no? E mi ha fatto molto emozione vederti palleggiare in una scena del film, no? Allora, io però, non lo so, tu sei così bravo anche da ragazzino nel fare quei quattro palleggi insieme che hai fatto prima che la palla finisse addosso a una lampada, non lo so. Quanti ciacchi avete dovuto fare per fare quattro palleggi? Nemmeno tanti. Uno. E ti dico perché. Perché sono stato io con la palla a palleggiare con le ciabatte tutto il tempo mentre lui faceva altre scene. E quindi è andata una volta sul buffet, un'altra volta ha tirato sui vetri. Però devo dire che non è una cosa nuova, quindi lo sapevo. Perché ero fulminato già da piccolo. Quindi, infatti i miei genitori, quando sentivano le urla in casa, ma come tiri? Quindi i miei credevano fosse, non so, per cui hanno detto ci deve essere qualcosa che non va perché tutti giocano mediamente bene, quindi mi hanno portato al pediatra, il quale ha richiesto una visita medica specialistica di un ortopedico pediatrico, il quale dopo aver fatto le lastre ha detto, dunque il tibia e peno sono a posto, e la cosa è così per aiutare il movimento del corpo, i tendini stanno a posto, è proprio suo figlio che è una pippa. Però almeno abbiamo fatto chiarezza, se vogliamo, no? Meglio fa chiarezza da subito. Invece ha tranquillizzato. Sì, hanno detto vabbè, allora anche l'allenatore l'ha tranquillizzato. Esatto, quindi poi l'alternativa era andare da qualche Madonna di Loreto in ginocchio, però hanno preferito, vabbè, rimaniamo qua. Volevo fare un'ultima domanda invece a Giulia. Allora, quando c'è il suo switch e la casa si popola di maschi, i maschi si mettono davanti al televisore a vedere le partite e la povera Emma si trova costretta a vedersi la sua serie romantica sull'iPad, che è poi quello che succedeva prima, Alberto, certo, quindi esatto. Diciamo che... Allora, ti succede pure nella realtà? Insomma, a casa, tuo marito, partita, il calcio è fastidioso a casa? I figli sono ancora troppo piccoli e quindi diciamo non hanno ancora potere così decisionale rispetto a ciò che si guarda, cioè loro in caso possono guardare non troppo spesso. Ok. E mio marito no, devo dire che non è così fissato, lo hai scelto apposta? Giovane. In realtà il calcio, per esempio, ma anche guardare altri sport, per esempio il tennis, è uno sport che mi piace moltissimo da guardare, ma anche il calcio mi diverte, non lo facciamo così spesso. Cioè lui la guarda, ma a parte abbiamo due televisioni, posso dirlo questo, abbiamo la fortuna di avere due televisioni in casa, quindi semmai io non ho voglia di vedere la partita, lui la vede da una parte. Ultima domanda a Neri e poi chiudiamo e vi lascio andare. C'è un personaggio dello sport che ti piacerebbe dirigere al cinema? Cioè la storia di un personaggio nella storia dello sport? Il racconto, in carriera ho usato parecchio gli sportivi, anche Maradona per dirne uno. Un a caso, insomma, sì. Mi pare una di vita, passaggio. Ha avuto una vita sia sportiva che umana molto avventurosa. Beh, di solito quelli che interessa sono quelli che ci sono le ascese e le ricadute, è più cinematografico. Penso a Boris Becker, per dirne una, per esempio, no? Che proprio dalla galera è andato a finire in galera da essere il numero uno primo tennista del mondo. Quindi di solito si tende a raccontare quei profili che abbiano questo tipo di sviluppo. Benissimo, allora io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti. Grazie. Ricordo l'appuntamento nei cinema italiani dal 5 ottobre con Volevo un figlio maschio. Grazie Enrico, grazie Giulia e grazie a Neri Parenti. Grazie davvero e alla prossima. Un saluto a tutti. Corriere dello Sport. Ciao. Alberto, è andato tutto liscio. Quindi è un maschietto. Una bella femminuccia. Ma sbattere. Oddio, chi è? Giulia, devi andare a letto tuo. No, io voglio stare sempre con tuo papà. No, papà? Che c'è? Mi devi accompagnare al saggio. Rigore! Un gran rigore per suonare così bene il Brahms. Mamma, guarda, ho fatto il piercing. Robertone è stato un grande. Giorgia alla fine l'ha fatto. Con chi l'ha fatto? Robertone. Ma anche Robertino, Robertone! Aia, porca puttana! Hai il primo l'ancia, 10 euro!
Devo andare in bagno. Sto facendo un TikTok. È suonato l'allarme. Ma che ci rubano il violoncello? Ma magari. Uno sciame di stelle cadrà sulla terra. Realizzano desideri. Basta figlie femmine. Amore. Un altro maschio. Come un altro maschio? Cristiano, Giorgio, Giulio, che cosa sono? Mettiamo un po' di musica? Mettiamo Brahms. Non è un calciatore Brahms. Mi raccomando, divertiti. Sono dei bambacioni, si mettono sempre nei casini. Non ti azzardare a darmi il bacetto da mettere a scuola. Lo zaino! Ma tu lo sai chi è? Lara, la moglie del tuo capo. Ma non si ammazza col foto! Ma tu ti hai rotto le palle! Stai migliorando. Davvero? No. Non è che lei lo picchia? Ma è lui che picchia me. Imbecille, 10 euro. Uno sgancia 10 euro se gli scappa la parolaccia. Ho capito. Togli l'urto! Ma come Tara, papà? Ma si chiama Thor. C'ha pure il martello.